3, 2, 1. Tempo di musica live. Ora. Ciao! Eccolo, il nostro show. Tempo di musica. Jingle sì. Bello quanto il nostro, non c'è nessuno, diciamoci la verità. Vabbè, ci sarà un avanzamento nel jingle che lo sentirete presto perché è pronto, quindi insomma, sì, dobbiamo solo avere il tempo di inserirlo. Abbiamo lo girato sentirete. Un nuovo jingle, anche con l'uso dell'autotune. Chissà per chi l'autotune. No, pensavo per Jessica, no, chissà no, perché. Jessica già, si è piegata all'autotune a questo giro, ma perché? Mai. Perché ci sono io che non so. Beh, in realtà ho usato un cantare. Effetto, dai. Niente sì, di che un effetto metallico che mi rende quasi intonato, ma in realtà non è vero. Allora, non devi essere intonato, devi essere il nostro showman, devo quindi... Sì. Dici, non devi... l'intonazione quindi... che se ne è frega. Secondaria è secondaria allo show. E certo. Allora dai, come state? Questa qua è la buonasera prima volta che tutti, ci rivediamo insomma, dopo le vacanze esatto. di Natale. Prima puntata del 2024. 2024. Siamo ancora qui a blaterare. Incredibile, dopo sì. un anno preciso praticamente. Gli anni passano, però le dinamiche sono sempre le stesse. Esatto, esatto. Oddio, qui vedo uno strapotere ci di Ema sempre. Che l'anno scorso non c'era. Perché? Questa prominenza, sei più in avanti, sei perché più sono centrale. Nuovo. Oh, cominciamo male stasera, malissimo. Sono cani. Ma intanto auguri di buon anno a tutti, dato che è entrato in vigore l'anno nuovo. Ci sono lasciati col buon Natale in anticipo esatto. di 20 giorni appunto, sì. e il buon anno in ritardo di 20 giorni. Siamo giorni. Mitici, sempre sul pezzo però a tempo di musica. Chi guarda questa puntata magari a luglio, che ne so. Appunto. Dice buon anno. È buffo, è strano, no? Sì, però noi siamo in diretta in questo momento a... In questo momento storico. Il 15 gennaio, stavo esatto. per dire giugno, capito? Vedi, tu già con la mente alle vacanze esatto. estive. Delle vacanze estive. Cos'è, sì. la canzone di Battiato? Non mi ricordo quale. Voglio vederti danzare? Nelle balere estive. Ah, è vero. Beh, tu sei già nelle balere Copy estive. Copi danzani che ballano al ritmo di 7 ottavi. Di 7 ottavi. E quindi abbiamo già iniziato con una citazione musicale, ok? E è tempo di musica questo, no? È tempo di musica, è tempo di battute, esatto. è tempo di fare sul serio. E noi facciamo sul serio con la musica, ma anche con la nostra essenza, che è sempre più vera e autentica, vero? Esatto, ultimamente stiamo portando sempre di più noi stessi in questa forma. Questo sì! Ma questo sì, è l'importante, esatto. quello che dobbiamo fare. Perché noi siamo verità. Esatto, cioè, tempo di musica è verità. Noi siamo verità. Sembra una frase molto da Canale 5, cioè potremmo portarla senza problemi in qualche programma allora, di Mediaset. Noi siamo verità. Sì, allora dalla Rai ci stiamo spostando a Mediaset, poi andremo al 9. Cioè, a proposito, mi è venuta in mente questa cosa, non c'entra niente. Oh, cazzo. Emo! Prossimamente, ho letto questa notizia, è interessante anche perché ci ascolta forse, prossimamente per il periodo che stiamo ora, che è gennaio 2024, okay. perché chi lo vedrà dopo magari chi sarà già successo, ok? Stanno pensando di fare, la televisione italiana sta pensando di fare uno speciale dedicato a Maurizio Costanzo in onda su Canale 5 in seconda serata, condotto da Maria De Filippi, chiaramente. Ovviamente. E che domande. Fazio. Esatto. È proprio Fazio. Fazio alla dalla Mediaset. Rai, dalla Rai, sì, sì. va al 9 in prestito a Mediaset. Prestito a Mediaset. Incredibile questa transumanza. Che giochi di potere. Esatto. Mi viene da dire. E meno male che Maurizio Costanzo era un grande capo di Mediaset. Anche perché, è morto, vero? È morto a marzo dell'anno scorso. Ah, sì. ecco, da poco. Esatto. È morto a marzo dell'anno scorso, mi pare. Esatto. E poi non so, a me un po' dispiace che lo facciano in seconda serata. Beh, in seconda serata è in ricordo del Maurizio Costanzo Vabbè. Show che era... Sì. Negli ultimi anni almeno è sempre stato in seconda serata, sì sì, è sempre stato in quella fascia oraria, però un po' insomma... Però sarebbe stato interessante, dici, farlo in prima serata, sì, un perché comunque, quello. Cioè, da quello che ho capito, ripercorrono un po' tutti i suoi anni, i suoi successi, quindi poteva essere comunque spinto in prima serata, non so. Sì, è vero, in realtà mettono in prima serata il Grande Fratello. Esatto, mamma mia. E poi prima serata che finisce tipo all'una di notte, quindi finisce, la seconda esatto. serata alle 3 del mattino. Perfetto per i nottambuli come me, però per il pubblico dai, medio Rai. Ci facciamo le ossa in attesa di cosa? In attesa no. di cosa? Wow.
esatto. No, di sapere, però in questi giorni le ascoltate dai giornalisti oggi, sempre oggi, infatti 15 gennaio per chi ci vede oggi, per chi ci vede, cioè, mi sto sentendo ansia, cioè, non, lo so un filosofo, non lo so perché ho pensato a questa cosa seicentesco, ho fissato col tempo, cioè mi sto guardando di profilo, non mi piace il mio profilo, vabbè, pazienza. Possiamo continuare la diretta anche se il tuo profilo non ti piace, lo sai, parole in libertà, perché noi siamo verità, perché noi siamo verità e quindi quello che ci viene in mente lo diciamo. In mondo comunque molto autentico. No, in seconda faranno questo speciale su Maurizio Costanzo in seconda serata, condotto da Fazio e da Maria De Filippi. Finirà tardi seconda serata, quindi si presume che finirà tardi, come il Festival di Sanremo che inizierà il 6 febbraio del 2024. Ma detto che faranno tardissimo, tipo più le due, faranno tutte tardissimo. Le sere. Io sono molto contento che facciano tardi perché la settimana santa è quella. Sanremo è una festa. Quello sì. E chissà se sarà l'ultimo festival di Amadeus. Io spero di no, però. Io spero di sì. Quanti ne ha fatti già, raga? 5. Questo è il quinto? Questo è il quinto, quello che farà, ed è record. Perché 5 consecutivi li ha fatti lui. Costanzo, no. Pippo Baudo e Mike Buongiorno. Esatto, ma infatti noi, cioè Pippo Baudo è top se sta, cioè se ospite almeno una serata. È andato qualche anno fa, è andato Pippo Baudo ospite e conduceva anche il Sanremo Giovani. Sì, vabbè, ma Sanremo Giovani lo vedo un po' sottovalutato, cioè lo fanno troppo presto secondo me. E quindi cosa vuol dire troppo presto? Tipo, io Sanremo Giovani, sono fan di Sanremo spiegatata, ma Sanremo Giovani non lo seguo moltissimo. Cioè, seguo le vicende, ma non guardo. Io Sanremo Giovani ho visto soltanto la serata finale perché hanno annunciato i cantanti e i titoli delle canzoni. In realtà, i cantanti. Ma perché comunque era, cioè, in concomitanza con i big che poi sono, cioè, saranno in gara. Sì. Quindi quella sì. Però in generale, tutta la selezione. La fanno vedere su Rai? Sì. Cioè, ora, non tutte, però alcune sì. Cioè, dove presentano le canzoni e fanno tipo i quarti di finale e semifinali. E poi le finali è dove presentano anche i big in gara. Sì. L'esistenza di quella serata e basta. Vedi, quest'anno 30. Ci saranno 30 cantanti in gara. Sono tanti 30. 27 grandi e 3 che escono da Sanremo Giovani. Che poi sono conosciuti. Ma sta cosa loro. È una novità? O... Allora, Amadeus l'anno scorso ne ha portati 6 in finale da Sanremo Giovani. E però stavolta ha deciso di poterne soltanto 3 perché l'anno scorso un po' è stato un mezzo flop, a pensarci bene. Sì, vabbè, quello sì. E quindi poi gareggiano? Abbiamo uno spettatore. Vuoi dire una cosa? Gareggiano con i big? Cioè... Sì. Ok, e l'anno scorso pure hanno impressione. L'anno scorso. Sì. Vabbè, anche probabilmente scorso. Siccome, dato la mia vasta conoscenza della musica contemporanea, non sapevo distinguere i big dai giovani, perché non avevo mai sentito né l'uno né l'altro. Guarda, ti stupirò, ma nel 2019 il Festival di Sanremo è stato vinto da il vincitore del Festival di Sanremo Giovani. No, vabbè, aspetta, 19, aspetta, forse c'ero, perché era quando andavo al liceo, quindi queste cose le seguivo perché ne parlavano a scuola, quando arrivavo al mattino dopo scuola ne parlavano tutti. Ma non era Mahmood? È Mahmood. E infatti anche mi veniva Mahmood. Ma ha vinto Giovani quell'anno lì? Quell'anno lì. Con soldi. E poi è andato al festival e ha vinto. Non ne avevo proprio idea, raga. Sì, con soldi. Allora, qua ci sono delle domande polemiche. Vai. Sì. Aspetta, non ci vedo. Datemi un buon motivo per continuare a guardare Sanremo. È un buon motivo, tesoro. È il Festival della Canzone Italiana, unisce tutti noi. Vabbè, diciamo che io ho scoperto cose un po'. È un grande rito, una tradizione. Ho scoperto un po' di retroscena sul Festival di Sanremo, perché il mio insegnante di piano / produttore è stato al festival e faceva tipo fonico e gran era figata. Praticamente appoggiato a Ron. Era, non mi ha detto quale anno, però c'era Ron in gara. E praticamente mi ha detto che è stato un inferno praticamente, perché
il cantante che va a Sanremo e si mostra, fa tutta la gara, quindi si presta alle interviste, a insomma tutto quello che riguarda la settimana di Sanremo, non viene pagato. E praticamente è solo. Non è stato pagato lui? No, il cantante stesso non riceve un compenso, ma la casa discografica che paga addirittura il comune di Sanremo per l'ospitalità del, insomma, del festival. Ma che poi sono usciti anche Striscia la Notizia, ha fatto uscire. Io non sto capendo. Appunto, e quindi c'è la casa discografica per far andare il cantante in gara, praticamente paga. Il comune che ospita appunto tutta la cerimonia. Non dovrei trovare i soldi, comune di Sanremo. Tutta la cerimonia. Scusate, forse è meglio così che aspetto i soldi nostri. Vabbè, quello sì. E poi praticamente i cantanti non ricevono nessun compenso, l'unica cosa è che dopo essere praticamente morti, perché dopo ha detto ti ci vuole almeno un mese per riprenderti dallo stress, sì, dal fatto che magari non dormi la notte, e poi comunque finito il festival, è uscita la classifica, la domenica sei da Mara Venier, quindi cioè hai ancora stress di subire comunque... Ma è tutta comunque... pubblicità, marketing, quello sì, a favore però, dell'artista. Infatti artista, cioè, la cosa positiva per l'artista appunto è farsi vedere, pubblicizzare al massimo una canzone, perché quella canzone la senti mille volte al giorno in una settimana e continuerai a sentirla anche le settimane, sì, successive, quindi nel senso se non ti piace, ma c'è proprio tutto un business dietro, anche le radio, piacere, tutte le varie interviste, poi ultimamente forse anche più rispetto agli altri anni che c'è stato almeno un decennio in cui il Festival di Sanremo era inutile tra virgolette, sì, sì. Invece oggi inutile no, vabbè, al di là rimaneva soltanto un programma televisivo, ora sì, è, sì, ora è di un messo in scena molto grande, questa tradizione rimane. Io di solito non sono un conservatore, però per il Festival di Sanremo lo sono tutta la vita. E, però ricollegandomi, sì, anche, sì, a quello che hai detto tu prima e alla domanda che ci ha fatto il nostro lato oscuro, le gare, le premiazioni, siamo sempre su un lato mistico, comunque c'è la domanda che ci porge, sì, il nostro lato oscuro, capito? E questo fa paura, grazie, tanto che abbiamo paura, degli spettatori che ci consentono di essere mistici anche in queste puntate. Quindi ha senso guardare Sanremo pensando che sia un contest, una gara, e questo, la gara, quanto... Sì, esatto. Svaluta, vabbè, l'arte, però se la possiamo svaluta, dire che anche, cioè, durante gli anni del festival, dato che questa è la 74esima edizione, se non sbaglio, 74, ci sono stati comunque dei casi dove i cantanti, insomma, magari si sono ribellati alla classifica, o comunque, cioè, mi sembra sia stato Luigi, vabbè, Tenco che si sia ucciso. Sì, proprio... Tenco si è addirittura suicidato, capito, per, insomma, per protesto. Probabilmente che poi sulla vicenda Tenco si sa quel che si sa. Sì, però. Diciamo che non sono i tempi odierni, diciamo, cioè forse le proteste si inserivano anche in un ambiente generale di protesta sociale, rinnovamento sociale come gli anni 60. Oggi, boh, non so, l'idea del contest mi pare piuttosto apprezzata, anzi, dai musicisti, perché per molti è l'unico modo per mettersi in mostra, cioè... Sì, sì, quello sì. Oggigiorno è un modo per mettersi in mostra come musicisti, non è andare a suonare nel locale nella speranza che il produttore discografico ti noti, come poteva essere negli anni 60, ma è... suonare i talent nella speranza che i produttori discografici ti assumano. Basta pensare ad Arisa, che praticamente viene scartata da un po' di anni per la partecipazione al festival. Perché la casa discografica, sì, discografica, sì, non paga? Non so, ben capito, se non viene scelta da Amadeus, quindi c'è, cioè, il responsabile, è tutta colpa di Amadeus, non sappiamo. Però, per esempio, una cosa molto strana, ora non so se è strana, perché noi non ne sappiamo. Caso clamoroso molto, sulle Jalis, okay, però... Però, no, cos'è, vabbè, il caso di Jalis? Non lo a conosco. A parte questo, che praticamente saranno tipo 20 anni, 10 anni che provano a presentarsi, ma al festival. Dal 97, da quando, sì, hanno, sì, vinto. E quindi c'è, più di 20 anni. Cioè, dopo fiumi di parole, proprio hanno finito le parole, proprio zero. Sì. E quindi, sì, niente. E quindi niente, ci provano ma non vanno mai. Non l'hanno più presi, no, non l'hanno più presi, li prenderanno quando saranno ormai decrepiti. Ma sì, tanto io, nel periodo di Sanremo vedo sempre girare i meme con festival di RSA Remo, ed è tipo uno dei miei meme preferiti. Io non l'ho mai, sì, visto, l'avevamo questo, fatto uscire l'anno scorso quando avevamo fatto la serata tipo Albano, Massimo Ranieri,
Sì, esatto, bella. Vabbè, vabbè, loro quello... grandissimi, soprattutto Ranieri e Morandi, spettacolo. Mio parere, però fa ridere dai festival di Vabbè, ma basta pensare che la Rettore praticamente quando ha partecipato la con la canzone Chimica è stata costretta a prendersi Dito nella piaga perché praticamente da sola la proprio Dito nella piaga. Se la canzone l'avesse portata da sola, non l'avrebbero... No. Sì. Cioè gli avrebbero negato la partecipazione al festival, quindi ma quella canzone è di Dito nella piaga. Sì, sì, infatti, poi. Sì, sì. Pensate, però scusi, a me questo nome non va proprio giù. Dico, ma con tutti i nomi d'arte che puoi scegliere, un nome di merda come questo, cioè con tutto il rispetto, fa discutere. Però fa proprio schifo. Cioè, ma capito, essere provocatori, dare dei messaggi, quel cavolo che gli pane, non lo so, però è proprio brutto. Che ti devo dire? Cioè, non mi invoglia ad ascoltarti, cioè, ti prego, non lo so. No, penso che la tua musica è davvero un... Sì, tipo, vabbè, nel senso, è stata un po' una pubblicità per entrambe, secondo me, perché lei, cioè Dito nella piaga, era comunque poco conosciuta, almeno io non la conoscevo quando ha partecipato a Sanremo. La Rettore, diciamo che almeno per sentito dire anche ai cioè, persone giovani più o meno possano conoscerla, perché ha fatto dei grandi successi che comunque cantiamo tutti o ricordiamo, e quindi secondo me si sono fatti un po' di pubblicità reciproca. Ma è vero che i cantanti non sanno se parteciperanno a Sanremo fino a che Amadeus non li annuncia il TG1. Sì, sì, è vero, perché è vero. Ho visto il documentario di Elodie. Sì. E lei già a novembre stava preparando il pezzo per Due, che poi avrebbe portato a Sanremo l'anno scorso. E si immaginava già come presentarlo sul palco, lo stava già provando. Non avendo la certezza di parteciparvi. Quello per forza, anche perché dal momento che loro ti dicono sei accettato, parti a bomba, quindi nel senso un minimo di preparazione la devi comunque fare. Anche se non me. Hai la certezza di andarci. Sì, sì. Oppure Elodie, cioè, tipo, la casa discografica di Elodie sapeva che avrebbe partecipato perché ha pagato. Non lo so, perché comunque facciamo partire un merdone. Penso che stasera i pagamenti avvengano comunque, cioè... quando ti proponi già il brano orchestrato, già strutturato, tutto fatto, che magari puoi già provare e poi dopo successivamente viene a conoscenza se effettivamente sei stato preso o meno, perché una casa discografica comunque può presentare anche 5 cantanti, perché giro di giro se ci pensi tutti più o meno sono delle solite case discografiche. Sì, la maggior parte, cioè giro di giro sono sempre le solite. Una volta era così e sono una volta quelle... più cantanti presentavano la stessa canzone. Sì, infatti, sì, sì. Questa cosa è buffissima. Che poi sono sempre le solite, oltretutto, che si contendono un po' gli artisti da far emergere di più e quelli da emergere meno. Insomma, cioè tipo il produttore di Nijotti è lo stesso di Olly, che è quello che ha partecipato a Sanremo l'anno scorso con Sanremo Giovani. E poi è stato mandato nei big. Olly di Genova, lo conoscevo mio amico, era in classe insieme a lui. Davvero? Hanno il solito produttore praticamente. Era piccolino lui. E questo Olly qual è che... Scusa. È quello che canta che... Polvere. Solo Polvere. Polvere, con l'R un po' moscia. Polvere. Ah sì, il pezzo mi sa che l'ho già sentito. Quindi un altro un po' indie, non, sì. Okay, sì. Non un trapper. No, no. Okay, uno. Anche se vabbè, il video non mi è piaciuto, però vabbè. Il video non è di che parla, di cosa mostra il video? È lui in una scatola. È nudo, vero? No. Non è nudo. No, è lui in una scatola che succedono delle cose, si apre un buco, entrano delle cose. Entrano delle sì, cose? Un po'. Vabbè, prima di andare a dormire questa sera non abbiamo la tisana, ma guarderò il video. Concettuale. Sì, lui. No, il video. Sì, è concettuale. Non capisci bene, rimane un po' così. Impolverato. Sì, no, un po' dubbioso. Non so, mi ha fatto quell'effetto. Poi non so, se lo vedete fateci sapere. O lo avete già visto. No, vado a guardare pure io perché non... Come al solito non ho troppe idee. Vabbè, comunque, la puntata di oggi non era incentrata su Sanremo. Già, però... è vero, forse dopo mezz'ora di programma introdurremo quello che avevamo pensato. Non so... Come volete? Cosa sono gli argomenti? Appunto, cioè, parlare di libertà tutta la vita, non è bello? Che poi comunque è vero, dai, diciamo, noi avevamo pensato di parlare di una cosa, poi non so perché non ne parliamo mai.
Cioè, noi pensiamo, noi pensiamo di fare, ci prepariamo su cosa parlare, eccetera. Poi veniamo qui e diciamo parte, tutto tranne parte quella cosa. Sì, magari lo diciamo gli ultimi 10 minuti di live perché ci siamo accorti di non averlo mai menzionato. Allora, tipo, buttiamocelo. Ma sai perché questo? Perché noi cogliamo l'attimo, noi siamo verità, noi siamo autenticità. Perché e adesso seguiamo... è il 15 gennaio 2024, per chi ci vedrà a luglio, oggi noi cogliamo l'attimo, oggi 15 gennaio 2024. Appunto, ricordatevi. No, non ti sto prendendo in giro. No, tranquillo, poi... tranquillo, tutto bene. Vabbè, ricordatevi di mettere il 4 e non più il 3, perché la cosa viene automatica. E scrivere. Madonna, ragazzi, ma stiamo invecchiando. Io non l'ho ancora vado scritto. Sotterrare. No, nemmeno non io. Capito. Comunque sono contento che sia il 2024 per una cosa. Perché bisestile. No, le Olimpiadi di Parigi. Ah, sono Olimpiadi. È vero, sono Olimpiadi. È l'anno olimpico questo. E sono molto contento. Volevo andare a vederle. Da, però... Ma non penso di andare. Ma se vuoi andarci, vacci. Prova, organizza, no, fai. I francesi sono pazzi. Parti. Vabbè, ma sono tutti matti a questo no, mondo. No, perché hanno aumentato le tariffe di alloggi, eccetera, quindi trasporti. Beh, diciamo che dopo il caso delle cimici del letto, non so quanto gli convenga. Ai parigini? C'erano cimici da loro? Voglio, in tutta la Francia. Come me la sono persa. Sì, c'è stato uno scandalo, era anche su Instagram, insomma, girava la notizia, oltre che su telegiornali, che hanno avuto l'invasione delle cimici nei letti, perché dice, cioè, praticamente, no, cioè, loro vengono perché se non arieggi bene il materasso, non cambi spesso le lenzuola. Sì, per mancanza di igiene. Si annidano come gli acari, solo che le cimici comunque le vedi, cioè sono comunque... piccole, molto piccole, però le vedi perché sì, sì, non è come l'acaro. Non è come l'acaro che non lo percepisci a occhio nudo, a meno che tu non veda la polvere, allora dici, ma ci saranno gli acari, però quel mondo, ma... Però le cimici proprio sì, le vedevi, si annidavano. Infatti c'è stata la rivolta, tutti buttavano i materassi per strada, nelle ecco, strade l'ho persa. Spero che per le Olimpiadi, visto che ci saranno milioni e milioni di turisti che andranno a vedere Parigi e le gare, abbiano fatto i conti anche con la pulizia, con l'igiene, con l'ordine, e che il PIL francese del 2024 salirà alle stelle. Vabbè, c'è anche un grosso investimento. C'è Macron ancora? Sì. Cioè... anche l'investimento sarà elevato, perché comunque adibire l'Olimpiadi sì, ma non ma stai è scherzando, cosa... certamente, quindi tu dici in qualche modo devono recuperare sì. I soldi. Ho capito, però una notte in un hotel, 1.000 euro, no, mi sembra ora, un po' esagerato, esagerato. In un periodo normale può costare 100. Sì, infatti. Cioè non, ora, non così si mi fa... sembra proprio sì, cioè, non esiste, esagerato. Non esiste proprio. Guardavo prima... del 100%, cosa c'è? Ho capito. Guardavo prima. Al TG1, hanno fatto un servizio, parlavano di questa cosa qui e oggi, questa sera... 15 gennaio. Oggi poi è tutto il 15, perché io sì, è il 15. Sì, no, l'ho visto prima sul telefono. Per prendere il contatto questo... con la realtà. Questo servizio diceva che aumenta non soltanto l'alloggio, ma anche il biglietto della metro. Ora costa 2,15 euro, costerà il doppio, 4,30 euro. Minchia, ma che inflazione c'hanno? Capito. C'è un'inflazione assurda. No, per le Olimpiadi. Cioè l'inflazione è solo per le Olimpiadi? Ma non, lo fanno, non è inflazione, lo fanno apposta. Ah, lo fanno proprio apposta. Sì, no, scusate, io avevo capito che fosse l'inflazione dovuta anche nel... No, lo fanno apposta. No, là sono proprio stronzi. Cioè, appunto. Beh, insomma... Parlando dei francesi, un'altra parola più gentile non mi sarebbe venuta in mente, quindi CVD. Ragazzi, stasera stiamo buttando davvero tutto. Stiamo buttando merda, ma è arrivato il momento di portare amore. Oh, yuppie! Che poi domanda, perché ci è venuto in mente ora e non tipo San Valentino? Perché è troppo scontato per noi, forse, no? L'amore? Cioè, tipo, oddio, siamo in anticipo di un mese, perché oggi è il 15 gennaio 2024 e quindi... Esatto. Allora, per mancano me si mantiene sempre 30 il riservo a San Valentino. Io sono sempre una donna libera, qualsiasi sia la mia condizione. Sei una donna libera? Sempre. È giusto che tu lo sia. È giusto che tu lo sia. Soprattutto perché voglio attirare gli spasimanti in radio, non solo. Sì, questo l'avevo capito. Ma che questa cosa rimane registrata? Io che cazzo sto dicendo? Dai, andiamo avanti con la musica! Allora, niente.
Abbiamo pensato di, insomma, bene, dato il buon anno iniziale, dato l'inizio del 2024, perché non iniziarlo dandovi un po' di amore? E, insomma, la musica, diciamo che ha sempre trattato questa tematica fin da tempi passati, ne sta trattando anche adesso. Ecco. Però diciamo che in generale il tema amore, diciamo, sì, è un po' cambiato negli anni. Diciamo che si è un po' trasformato nelle canzoni. Tipo, per esempio, un tempo negli anni, che ne so, 50, 60, amare una donna era una cosa un po' diversa rispetto a amare una donna ad oggi. Anche se per tanti punti di vista le cose non sono proprio cambiate. Pensando ai femminicidi, no, e a tutto. Hanno abolito quantomeno il matrimonio riparatore, sì, il diritto d'onore. Quello, grandi, sì, passi nella legislatura italiana. Però diciamo che nella mentalità umana c'è sempre questo patriarcato, questa mentalità che la donna sia oggettificata, comunque c'è ancora, quindi diciamo, sì, diciamo che questa cosa non è stata ancora rimediata. Quantomeno sulle canzoni degli anni 50 oggi possono sembrarci patriarcali, eccetera, ma perché proprio l'aspetto culturale delle persone, anche in buona fede, era quello. Cioè, anche sì, per sì, le, se vai a parlare con persone nate negli anni 40, quindi nostri nonni e nostre nonne, anche per nostre nonne in buona fede era giusto sposarsi, trovare l'uomo della vita a 18 anni, esatto, e esatto, per uscire di casa, insomma, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che era ancora una cultura in buona fede. E quindi magari una canzone che oggi, cioè, ci può sembrare forse al nostro orecchio un po' fastidiosa, ai tempi era semplicemente ingenua. Canzoni odierne che continuano a insistere sul tema non rendendosi conto del problema, sono veramente quello il problema, perché quando c'è un dialogo, un dibattito molto acceso avviato nella società e tu lo ignori del tutto, o meglio lo travalichi scrivendo le peggio porcate, e qua inizio in casa, sì, ecco, infatti, il momento che parto, no raga, dobbiamo essere tranquilli e carini e dolci, ci ha fatto così per mezz'ora, Jessica ci tira fuori il tema sdolcinato e non andiamo sempre a finire male, dai, però sì, e comunque c'è avuto un'idea carina, così è un po' diversa dal solito, esatto, dai nostri dibattiti, forse più musicali a volte, più sulla produzione, più sulla sponsorizzazione della musica, esatto, oggi andiamo a fondo sul sentimento umano che anima molta dell'arte che, vabbè, ci circonda. Mi viene in mente che comunque c'è un tempo negli anni 50, appunto 40-50, si andava a ballare nelle balere, quindi le canzoni comunque raccontavano un po' queste scene. E sono tornate alle balere estive, scusate. Sì, sì. Comunque abbiamo iniziato. E quindi c'era la cosa comunque di chiedere la mano alla donna per portarla a ballare, di chiederle prima il consenso ai genitori per uscire, frequentarsi, e cambiava un po' il rapporto. E diciamo che una volta che ti presentavi ai genitori era già un po' come ci sposiamo, cioè era già, Madonna, un po', sì, sì, c'è, cioè, sì, il passo, ti presenti ai miei. E poi c'era qualcuno che cantava "Non ho l'età per amarti", invece. Esatto. Cioè, io ti vorrei amare, ma sono troppo piccola per farlo. Cos'era la Gigliola Cinguetti, no? Sì, sì. Che poi quanti anni aveva lei? Sanremo, tra l'altro, nel 1964. Però tipo avevo, aveva 16 anni. 16 anni. Sì, sì. Vabbè, Rita Pavone invece cantava perché la domenica mi lasci sempre sola, perché vai a vedere la partita di pallone. Anche questo è comunque una figura, cioè stereotipo. Uno stereotipo del dire la donna non può andare a vedere partite di calcio, non può andare allo stadio, e quindi doveva essere colei che si occupava della casa e doveva restare a casa. Insomma, anche qua c'era un po'. Sì, poi puoi parlare di questa stessa ingenuità, no? Mi viene in mente Gianni Morandi, che a me il Gianni Morandi ragazzino di 18 anni che cantava alla Rai piaceva tantissimo, no? Quando ero piccola. Esatto. E se mi ascolto adesso, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Cioè, lui che inizia a dire "digli a qualcosa che sono geloso, che se la rivedo gli spaccherò il muso", cioè ci fa una risatina, perché cacchio, è tipo Gianni Morandi a 16 anni, cioè non so, comunque era, esatto, giovanissimo al tempo, un ragazzino, sembra tutta una cosa molto, molto ingenua, molto infiocchettata per ragazzini. Però se uno adesso scrivesse l'equivalente in un testo, che poi forse utilizzerebbe anche un altro linguaggio, perché il linguaggio musicale si è involgarito, ma per necessità di cause, perché non ci sono più i tabù che potevano esserci negli anni 50-60, e quindi questo società, meno male, perché le dinamiche, comunque quindi si è chiaro può, che anche il linguaggio cambia. Sì, appunto, meno male che si può usare un linguaggio libero senza farsi troppi problemi, però bisogna anche lì avere un minimo di buonsenso e dare il peso giusto a quello che si scrive, a quello che si dice, perché poi alla fine l'arte è comunicazione, e con l'arte fai anche politica in senso lato, perché e con l'arte, sì, provochi anche. Sì, esatto. E
in questi anni, più negli anni 70 in realtà, un artista che ha cambiato radicalmente il linguaggio musicale, per ricollegarmi anche a quello che hai detto tu, e il modo di esprimersi e di parlare dell'amore è stata Patti Pravo. Eccola, ritorna, ne avevamo già parlato di Patti Pravo. Beh, la Patti ritorna, ma è stata la prima che ha cantato un rapporto a tre, ha cantato un trisom. Pensiero stupendo. A pensiero stupendo parla di un trisom. Raga, mi avete aperto gli occhi. Oddio. E tu e noi e lei tra noi. Le mani, le sue. Pensiero stupendo. No, vabbè, me pensavo che fosse un... E di che parla? Vabbè, diciamo... No, lei che si intromette tra noi. Cioè, quindi appunto, un amante, però non che, che sia fisicamente presente. Tipo, lei che si interpone... Vabbè, diciamo che quello che rende doppi sensi è Zucchero. Zucchero penso sia per eccellenza il re dei doppi sensi. Sì, io non conosco la discografia di Zucchero. Sì, cioè... Quando canta, anche che ne so, anche Vedo Nera, è esplicitamente pensato a quella cosa lì. Vedo Nero l'orgasmo. No, è inutile che dici sottovoce, sai, il microfono davanti, ma comunque in diretta. Da quello che mi ricordo è proprio la parte intima, racconta proprio Vedo Nero, aiuto! Sì, antisessuale proprio, molte canzoni sue sono... Raga, mandiamoci a leggere il testo per toglierci ogni dubbio, tanto siamo qua. Non mi vorrei sbagliare, però noi qua a Tempo di Musica facciamo tutto dal vivo, tutto in diretta. Ho cantato una volta di Patti Pravo, è vero? Sì, quando parlavamo di Patti Pravo, perché dicevi che è andato a sentirla e non è più... esatto. Quindi una volta ne parliamo, una volta bene. Comunque, io volevo dire che qua a Tempo di Musica, siamo in diretta, sì, sono le 21:41, quante diciamo ore sono? Vabbè, dai, sì, aspetta. Perché non dirlo? Di che anno? Di che anno? Di che giorno? E di che anno? Allora, che anno è? Che giorno è? Poi ci buttiamo qua allora, Battisti. Cavolo, non Zucchero, si può non parlare di Battisti. Zucchero diceva infatti, vai, vedo nero dice. Con i miei occhi, vedo nero e non c'è pace per me, perdo il pelo, shock dei monkey, vedo nero non capisco cos'è, c'è un odore di femmina qua giù, è un profumo di sandalo e bambù, cioè è espressamente riferito a quella parte intima femminile. Sì, sì, sì. Cioè è proprio molto... Perché sa di sandalo. Esplicita. Ah, di piedi. E quindi nel senso è molto spinto, ma molto sì, tipo sai, vedo nero, sai perché te voglio te sì, voglio sì. Femmina proprio, cioè sembra il, non so, uscito da un stiamo film. Buttando in cacciara, ve ne rendete conto? Sì. No, stiamo facendo un'analisi sensata di quello che stiamo dicendo. Allora la tua era pensiero stupendo. Ah dai, così vediamo la... Sì, noi iniziamo dicendo cantiamo il sentimento che anima molta dell'arte. Ok, allora andiamo a vedere i doppi sensi nella musica del passato. Cioè, okay. Letteralmente si apre con e tu e noi e lei fra noi. Sì, sì. Intanto già sì, ti dà poi... faccio la parafrasi come se fosse la Divina Commedia. Quindi e tu e noi e lei fra noi già ti dà l'idea della prossemica, ok? Vorrei, sì. Non so che lei o no. Le mani, le sue. E pensiero stupendo. E qui intanto è indecisa, ok? Lo immagina, lo sta facendo, non si sa. E questo pensiero nasce un po' costrisciando, ok? Quindi sotterfugi, capito? Si nasconde. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Però meglio non dire. Quindi magari amore, magari no. Magari è solo piacere. Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? No, Brunori. E poi chi l'ha detto che è peggio Brunori. Un cuore un cuore? E qua ci si può Brunori. Ricollegare, vabbè. Io mi sto a perdere. E comunque, no, perché qua no. L'ho detto che lo buttiamo in caciara, l'ho detto. Ma quello era il discorso. Che c'è che non devi dire soltanto no. Tu che splatteri cose a caso, io non sto capendo niente. Allora, concentriamoci su Patti, perché prima o poi poteva accadere, sai? Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore. E poi, e tu, e noi, e lei fra noi, vorrei, e lei adesso sa che vorrei. Le mani. E quindi se lo dicono. Le sue. E le mani, le sue. Sono sue. Questa qui è più rappresentativa. E poi un'altra volta noi due. Vorrei per amore o per ridere, dipende da me. E tu capito? Ancora, pure, e noi ancora. Una donna che decide. E lei un'altra volta fra noi. Quindi sono due donne e un uomo. Ok. Però domina lei, perché dipende da me Patti, sono io che
decido. Comunque, esatto. Sono dice... sicuramente inquietato da questa, esatto, scoperta. Possiamo chiudere questa e poi, parafrasi? In un'altra, no, canzone dice: pazza idea di fare l'amore con lui pensando di stare ancora insieme a te. Esatto. Quindi io scopo con un altro, ma penso a te. Sì. Vabbè. È un classico, dici, Nicole. Sì. Super classico. Vabbè, Brunori invece secondo me ha, cioè, ha una percezione dell'amore molto superiore, cioè molto maturo. Perché tipo in per due che come noi, che hai citato prima, cioè dice non confondere l'amore con l'innamoramento. Mm. Cioè racconta una storia di 20 anni di matrimonio, 20 anni di amore, e lo racconta in un modo molto raffinato. Cioè tipo vuoi fare un figlio, non ti preoccupare, lo faccio io. Cioè si pone insomma nella bolla dell'amore, ponendosi anche nelle cose che magari concettualmente aspettano alla donna, che magari sa che sono comunque un peso per lei o comunque sono una cosa un po', cioè, delicata da affrontare, e dice non ti preoccupare, le sofferenze me le prendo io. Cioè contrappone un po' questi sentimenti, e secondo me sono bellissime, sono delle cose che secondo me, se non hai la giusta esperienza o non hai trattato con mano, non ti viene nemmeno spontaneo raccontarle in quel modo lì. Cioè infatti io quando l'ho sentita la prima volta ci sono rimasta pietrificata, perché anche se sono cose che non hai vissuto sulla pelle, è come se ascoltandole l'impatto arriva, capito? No? Cioè è come se tu te le sentissi addosso, cioè almeno a me mi ha dato questa sensazione, ecco, forse perché magari le vorrei vivere o comunque, cioè, mi vorrei sentire in quella condizione, quindi l'ho sentita di più, però nel senso penso che sia una cosa soggettiva, nel senso. E lo sai, invece succede quando una canzone è scritta bene, esatto, e al contrario, quindi questa è una canzone d'amore, l'amore mi prendo cura di te. Sì. E abbiamo parlato dell'amore del sesso, del rapporto a tre, sì, questo, dell'amore, questa cosa tra mi prendo cura di te è bella perché suddivide proprio la prima parte, quindi la parte magari più erotica, giocherellona, più alla scoperta dell'altro, che è l'amore, che all'interno è l'innamoramento. Del pezzo di Brunori, dici? Sì, che è come si chiama questo brano, scusate? Per due che come noi. No, aspetta, sì. È per due che come noi, io aspetta. Possiamo controllare perché siamo qui in diretta. Per due, sì, okay. Questo meme dovrà finire prima. Ok, poi. Per due che come noi, ok. Ok, è andata. Okay, di che andava per curiosità? Ah, è recentissimo. Sì, sì, è recentissima. Perché non c'è scritto qui? 2020, guarda. C'è scritto. Ah, sì, qui, sì, okay, sì. Ok, perfetto. Vai. Sì, è molto recente. Però secondo me chi sa cantare bene l'amore e chi lo sa scrivere è Franco Battiato. Vabbè, anche Claudio Baglioni. Non lo so. Franco, diciamo, Battiato è più intellettuale, secondo me. Claudio Baglioni, sì, secondo me, è un pochino più anche tormentato. Beh, ma è tormentato anche Battiato, soltanto che è talmente colto che non te ne accorgi. Vabbè. La canzone dei vecchi amanti è super struggente. Sì, e diciamo parla che... dell'amore che è finito, ma nessuno dei due ha il coraggio di dirselo. E quindi si continua ad amare. In Battiato forse non quando si dice amore in Italia, nel senso, quindi appunto in artisti italiani, Battiato non è il primo che mi venga in mente, perché tutta la sua musica è coperta da una coltre che io adoro di riferimenti intellettuali, di filosofia anche mistica, volendo, soprattutto forse lui si ispirava molto a filosofia heideggeriana, forse potete dire una stronzata, comunque nel senso è molto filosofica, sì, assolutamente, la sua musica, però effettivamente è vero che anche quando parla di sentimenti tu ci arrivi, cioè comunque nonostante la quantità di riferimenti, colti, eccetera, il messaggio arriva, sì, al cuore. Poi l'amore non è necessariamente, no, quello che abbiamo descritto fino a questo, no, momento. Per dire, La Cura è una canzone d'amore, ma nel senso di amore per le persone che, cioè, possono essere i parenti, gli amici, cioè l'idea, sì, di prendersi, capito, cura di qualcuno. Io La Cura l'ascolto pensando molto più all'amore per i nonni, cioè nel senso, nel mio caso, appunto, esatto, di ragazza giovane, lo stesso lui dei nonni, posso pensare sempre ai nipoti, comunque, cioè, a persone, infatti, di cui puoi prenderti cura davvero. Che quella lì è una canzone, La Cura è una canzone che parla d'amore senza citare l'amore, senza dire mai la parola amore. Esatto. Okay, e ti vengo a cercare, io la trovo di una delicatezza estrema, perché anche lì è l'amore in senso lato, anche per un amico, cioè per dire io cerco un amico perché ho bisogno della presenza di questo amico, amica in quel momento, della presenza dei miei genitori in quel momento, cioè, e sono le forme d'amore anche più autentiche che si possono trovare, che trascendono dall'innamoramento, perché sono comunque
però connaturata all'essere umano e sono... Esatto. Ma io, a parte, cioè, riprendendo anche il discorso di un amore finito, insomma, che può finire, c'è per esempio L'amore altrove, che è una canzone di Renga e Amoroso, Alessandro Amoroso, che praticamente descrive in modo praticamente molto dettagliato il fatto che due persone si stiano lasciando e quindi stiano lasciando la casa dove hanno vissuto insieme e quindi hanno un po' un misto di rabbia e di, insomma, colpevolizzarsi entrambi del fatto che la storia sia finita e quindi raccontano un po' che, insomma, si lanciano un po' le cose addosso, però non è colpa di nessuno alla fine, insomma, è molto bella, insomma, come canzone, perché descrive proprio gli attimi in cui si rendono conto che la storia è finita, ecco. Ma io stavo ragionando su una cosa... L'amore è in certo un sentimento universale, esatto. Ed è rarissimo trovare artisti che non abbiano scritto neanche una canzone d'amore, per quanto limitato possa essere il loro repertorio, per quanto centrato, per quanto magari anche politico, nel senso gruppi che sono marcatamente politici, che ne so, mi viene in mente un gruppo a caso tipo i Modena City Ramblers, che fanno letteralmente politica con i loro brani, non so se li conoscete, hanno fatto una delle versioni più famose di Bella Ciao, cioè sono un gruppo molto politicizzato, molto di sinistra, italiano, naturalmente sono proprio di Modena e fanno quasi solo canzoni politiche, però ciononostante nel loro repertorio, che è molto molto vasto, si trova una ballata d'amore da una parte all'altra, magari anche cantata più nei termini che hanno loro, ma perché giustamente la loro arte è quella mirata. E quindi mi chiedevo perché comunque tutti prima o poi ci vengono incontro, cioè dare la risposta semplice del dire no perché tutti le proviamo, non lo so, non mi sembra la stessa giustificazione. Fatti di amore, siamo fatti di relazioni. È una, non so, per buttare il tema, cioè sono curiosa di ragionarci, vedere cosa ne tiriamo fuori insieme. Cioè, perché alla fine tutti ci Ma perché nessuno cadiamo. Si sarà da solo, come diceva Margaret Mazzantini. Quindi ha bisogno di un contatto. Quando si soffre... Soprattutto molte canzoni nascono dalla sofferenza, dall'abbandono... E anche questo, perché... E da qualcosa che poteva essere e non è stato. Esatto. Perché molto spesso si scrive quando è finita. Cioè, nel senso, se io sfoglio le canzoni d'amore che vengono in mente... Poche narrano del sentimento pieno, del sentimento che si svolge. La maggior parte, una piccola fetta di questa, la maggior parte canta dell'innamoramento, di qualcosa che si spera, di qualcosa che si vuole realizzato, anche la ragazza e il ragazzo che vedi per strada e ci parte tutto un trip mentale dietro. Sì, esatto. Ma la più grande fetta di tutto questo parla o di ciò che non è stato, quindi del desiderio disatteso, o soprattutto di ciò che è stato definito. Esatto. Ed è solo uno sfogo o è un desiderio di sentirsi vicini agli altri, esprimere vicinanza a tutti quelli che provano poi, la stessa diciamo cosa? Diciamo che questa cosa, cioè, esprime il fatto che te parli della cosa che ti è più facile sentire. Cioè, nel senso, un amore che comunque dura da tanto tempo, nel tanto tempo la cosa è cambiata dall'innamoramento iniziale e quindi diciamo che entri in una fase dove per te è normale stare con quella persona. Quindi magari è anche più difficile esprimere un sentimento duraturo in una canzone, cioè parlarne comunque in maniera... coinvolgente, insomma, in questo sentimento, secondo me. Quindi magari la rottura è affine a tutti, perché tutti magari abbiamo preso una delusione in amore o una delusione su un amico e su comunque qualcosa che ci può aver fatto male a livello sentimentale. E l'innamoramento, anche questa è una cosa, come dici te, anche magari solamente mentale, che io ho visto una persona, oddio, è bellissima questa persona, mi faccio il trip e quindi mi sono comunque, tra virgolette, innamorato di quella persona, anche se magari non so come si chiama, dove abita, quanti anni ha, eccetera. È una cosa che comunque può avvenire, cioè è una cosa più brusca, cioè ti coinvolge. E poi può essere un luogo comune quello che sto dicendo, però la scrittura aiuta, cioè è più facile scrivere in un momento in cui sei un po' più triste o non sei sereno, ecco, perché è proprio la scrittura è uno sfogo, quindi scrivi e quello che vivi lo leggi, lo trovi scritto da un'altra parte, quindi è un po' come se alleviasse il dolore, la sofferenza e ce l'hai scritto. E lì lo vedi, quindi il dolore non è più dentro di me, ma l'ho portato, ne ho fatto arte, materia, scrittura. Quindi è più esatto. Banalmente, secondo me è più facile per questo.
E poi, ora, prendendoci per il culo, l'ho detto prima, dicendo che noi siamo fatti di amore, di relazioni e nessuno si salva da solo. Però è così. Cioè, se ci pensi, veramente molte delle canzoni parlano di un qualcosa che è legato al rapporto con gli altri. Non sempre, però molto spesso anche la vita mm-hmm. semplicemente la quotidianità è fatta di incontri e di relazioni. Quindi approcciarti all'altro... Esatto. Che sia amore o che no. Sì, alla fine spesso il messaggio è anche di non chiudersi e di riprendere il contatto con tutto il mondo esterno. E siamo fatti di contatti con ogni altrimenti ogni cosa che ci viene sotto mano ogni giorno. Quindi è naturale che ci siano tanti intrecci. Per continuare, però, dai, ve lo voglio chiedere, qual è la vostra canzone d'amore preferita? Appartengo di Ambrangiolini. Oh. Ancora, no, è tornata, no, no, questo ne parlavi già l'anno scorso. Appartengo, io ci tengo, e se prometto poi mantengo. Ma era quella di cui hai fatto la parodia tieni, anche. Tu prometti poi mantieni. E dai, e se non è amore questo? Ma sei serio o sei, o stai supercazzolando? Ma stai scherzando? Che ne ma so? Stai scherzando? Ambrangiolini, canta l'amore, adolescenziale, canta l'amore, vabbè, appartengo. Tesoro mio, caro me, ma okay. A volte è difficile capire appunto quello che tu dici. No, io trovo che questa canzone sia un capolavoro degli anni 90, okay, indiscusso. Okay. Ah, ecco quando ne avevi parlato, quando avevamo fatto quella sugli anni 90, che c'eravamo solo io e te qua, che abbiamo supercazzolato alla grande, perché sì, eravamo in due e dovevamo salvare in qualche modo questa diretta, e l'abbiamo fatto forse, perché ci eravamo divertiti, e quindi mi ricordo questa cosa di Ambrangiolini, ok? Quindi è la tua preferita perché? No, non è la tua preferita. Cioè, comunque, la menzioneresti la perché? Menzionerei. Mi è venuta in mente perché t'appartengo e dici tengo. Se permetto poi mantengo. Racchiude proprio un... Sei una ragazzina, no? Che sta amando per la prima volta e ti esprimi in questo modo. Quindi tu... Io mi sento ragazzina sì, in questo momento. Okay. No, diciamo, magari ricordando... Ricordando come ti eri sentito, come ti poter sentire. No, vabbè, questa, vabbè, a parte, non so se, seriamente, questa canzone rimane nella hit delle mie colonne sonore della vita, però credo, canzoni d'amore tristi, c'è tutt'al più di Patti Pravo, che racconta la storia di una ragazza che è stata lasciata dal suo uomo. Ma la bambola? No, tutt'al più si intitola. Scusa, io tutt'al più preferisco. Tutt'al più, e parla di questa ragazza che si è lasciata dal ragazzo con quel ragazzo, e lei si immagina di tornare da lui. E ci sono due ipotesi: o lui la accoglie a braccia aperte, quindi ritornano ad amarsi, mm-hmm. o lui l'ha dimenticata, e quando lei va a trovarlo, lui sarà con un'altra donna. Eccoci, classico. Eccolo. E questa è bellissima perché lei la interpreta proprio benissimo. La canzone dei vecchi amanti di Battiato metterei come insieme. E io metterei anche In bianco e nero di Carmen Consoli, che parla di sua madre. Oh. E le dice, questo è un amore diverso, e le parla della madre morta e dice... Le dedica una canzone dicendole tutte quelle cose che non le avrebbe, che le avrebbe voluto dire, ma che non le ha mai detto. Bello. E quindi dice questo, e se nella vita loro si sono scontrate molto spesso, non si sono capite, è stato soltanto perché la natura ha voluto che madre e figlia fossero in lotta continua. Però in realtà io mi ricordo di te, guardo le tue foto e ti voglio bene. Bella. No, io se devo pensare a un amore comunque affettivo nei riguardi di un familiare o comunque di una persona mia vicina, mi fa sempre strapiangere la canzone Ovunque sarai di Rama. Proprio, davvero. Questo è il repertorio contemporaneo. Che poi, diciamo, è dedicata alla sua nonna, e anch'io ci rivedo la mia bisnonna. Già, è vero, ci hai parlato. Nel contesto, e quindi c'è proprio una cosa, cioè, che arriva dritta. Infatti è la cosa universale della musica, penso, perché lui ha descritto il suo dolore, che poi è
diciamo, equivalente a mille altri dolori che possano essere subiti da altre persone, magari anche per persone diverse, perché io l'ho pensata per una persona, magari voi la pensate per un'altra, quindi sì. Cioè, nel senso, è proprio universale la cosa. Sì, perché non dice mai la parola io penso a te, nonna, mamma, sì, zia, infatti. Cugino, però fratello. Tipo anche Nisotti che ha scritto nonno Hollywood, e quella è proprio, va più sul personale, sì, perché comunque descrive dei momenti che lui ha vissuto solamente col nonno, quindi è esplicitamente chiamata al suo nonno, cioè proprio racconta la storia fra lui e il suo nonno. Anche quella è interpretata per mille altri nonni comunque, perché tutti abbiamo degli avvenimenti che facevamo con col nonno, e era una cosa intima tra te, nipote, e lui, nonno, e quindi magari anche se lui racconta Livorno e racconta la sua infanzia, magari lì ci vedi un po' quello che facevi te, insomma, quindi è comunque allo stesso tempo descrittiva, ma sempre paragonabile anche a altre vicende. Comunque sia stata dedicata da miliardi di italiani a altri nonni quando l'ha portata a Sanremo, infatti. Che poi non capisco perché queste canzoni, cioè i Rama, Nigiotti, secondo me meritavano la vittoria a Sanremo. No, dai, adesso Nigiotti non credo. I Rama può darsi. Dai, può darsi, però vedi un po' anche il discorso che forse potevamo fare con il lato oscuro, che diceva che questi contest poi possono svalutare l'arte o comunque mettono la capacità di una canzone da parte. Perché se ci sono 30 canzoni e che tutte 30 siano belle è quasi impossibile, anche se il gusto è un po' soggettivo, però potenzialmente, oggettivamente, se tu vedi una canzone come è scritta, la parte strumentale... In una rosa di 30 canzoni almeno 10 possono vincere. Quello di però, sicuro. Come fai a decidere chi vince? Cioè, vabbè, lì viene fuori anche molto l'argomento che tratta la canzone, secondo sì, me. Sì, ma c'è una giuria, ci sono delle persone che decidono, si vota da casa, però è tutto molto aleatorio, se vogliamo. In realtà poi l'anno scorso chi è che ha vinto? Mengoni. Ha vinto Mengoni, esatto. Però... Le che canzoni poi, cioè, che più si sono ascoltate. Sì, vabbè. Cioè, chiaro. Nel senso, il 6 di febbraio inizia Sanremo, sappiamo già chi vince. È arrivato in fondo, sempre stato primo in classifica. Sì, ma praticamente come è stato Mahmood scontatissimo. Blanco 2 anni fa, eccetera. Super scontato, cioè. Però poi alla fine una canzone. La canzone che partecipa al festival vince il festival, va all'Eurovision, grande, però poi la vittoria sul mercato musicale e discografico ce l'ha con le radio, con gli streaming, esatto. Nelle piattaforme, e la canzone di Mengoni, nonostante abbia avuto una grandissima visibilità per la vittoria, però non è stata la canzone più ascoltata e più streamata. Penso che ci sia Elodie, Paola e Chiara addirittura, che manco sono arrivate nelle prime posizioni. D'estate, quindi, è stato un tormentone, capisci? Praticamente. Tango di Tananai. Sì, solo perché parlava dell'Ucraina, quindi c'avevo... Non so, quella buona dose di buonismo che piace tanto ai nostri ascoltatori. No, scusa, trasmetto. No, era una canzone giusta, scritta bene, con un ritornello che sale, una bella... Ah, sì, però il fatto che... E finalmente ha cantato. No, però quello che a me dà fastidio molto della musica più contemporanea è che possono parlare dell'Ucraina, come di qualsiasi altra cosa, che però se non guardi il video non lo capisci, perché dal pezzo di Tananai è qualcuno che non ritorna, ma ci sono mille motivi per cui non può tornare, ma devi per forza pensare a quel conflitto specifico, eccetera. Sì, ho capito, però... Cioè, io voglio sentire qualcosa, adesso voglio sentire la canzone, non voglio guardarmi un musical, cioè non lo so che mi unisca. Sì, se voglio guardarmi un musical, mi guardo un musical, però la critica che faccio è che vorrei sentire il tema trattato nella canzone. Cioè, posso pensare a quello che mi pare, io quando ascolto una canzone e dal significato che voglio. Non è scritta bene quella canzone, lo possimo dire, ma non è solo di Tananai, di quel pezzo, è una cosa abbastanza diffusa, Non arrivare al tema specifico, al messaggio che vuoi dare se non guardi il video, perché tanti dicono sì, perché questo tratta di questo, cioè questo. Però sai, ti dà delle... Quando ascolti una canzone, ti dà delle immagini.
cioè le palazzine a fuoco, tutte le immagini. Sì, quello capito? Sì, ok, assolutamente. E me lo immagino, ed è giusto che la canzone dia immagini. Bello, bello, bello che continua. Sì, ma potrebbe essere quindi qualsiasi è proprio... cosa. No, no, ti dico che è stata costruita come con degli escamotage per renderla... Vabbè, per fartela rimanere in testa. Per fartela rimanere in testa, questo assolutamente. Un ritornello che rimane, una strumentazione fatta in modo molto intelligente, però se tu vai ad analizzare il testo, sono d'accordo con te, è un testo molto infantile e... Ero io quella cattiva, mi raccomando. No, 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 comunque è vero, ma anche per esempio... Mr. Rain, che a me è piaciuto molto, no. Però è quello che è, sì, capito? Sì. Cioè, è quello che è. Cioè, senso, sono tutte canzoni che quando... Cioè, ovvio, non è che guardo tanto Sanremo, però metti che accendo quella mezz'ora lì sulla Rai, le sento, dico che okay, l'emozione che trasmetto mi pare che sia sempre la stessa. Poi a guardarti i video, ci sono mille riferimenti a questo, questo, quest'altro, dico, sì. Ma io non avevo capito niente, cioè non so perché, non è perché sono ritardata io fino a un certo punto, però... Che poi vabbè, Supereroi di Mr. Rain, in realtà prima era uscita una canzone di Ultimo, col solito titolo, che ha dato, ha fatto la colonna sonora a un film, quindi io tutte le volte avevo in mente quella di Ultimo e quindi tutte le volte, no. Oddio... Comunque, ora, visto che stiamo parlando di amore di Sanremo, io vorrei unire esatto. queste due cose. Vai. E parlando del Sanremo del 2024, che noi siamo al 15 gennaio. Che verrà, verrà. Verrà, quindi se voi state guardando questa puntata, il festival è già avvenuto, noi in questo momento non è ancora avvenuto, perché siamo a gennaio. Noi non abbiamo criptocontatti con Amadeus, casa discografica, non abbiamo niente, no, siamo no. dei poveri mortali. Sono molto curioso di sentire... una cantante, ho detto una, quindi ho già usato il femminile, che partecipa a Sanremo per la prima volta e parla tantissimo di amore, che è Alessandra Amoroso. Okay. Che ce l'ha proprio nel nome, l'amore. Non è mai stata Sanremo. In no, gara mai. In gara mai. E poi la canzone ha fatto stupendo fino a qui e la canzone è di Sanremo vero. È fino a qui, quindi noi ci stiamo aspettando un continuo di stupendo. Quindi c'è molto hype per lei, anche se io secondo me posso dire chi vince, vai. Io lo so già. Cioè, chi mi immagino... Angelina. No. Un mese prima. Chi è? I The Colors. Io li sento. Considera che chi vince va all'Eurovision. Sì, sì. Vabbè, allora hanno fatto un successo mondiale. Hanno fatto un successo l'anno scorso. L'hanno tradotta, Giovanna. Quindi se ci sono... Se questi ragionamenti fanno, c'è molto hype sui The Colors. Alessandra Amoroso, Emma... I Negramaro, attenzione. Sì, infatti. Anche loro ritornano. Sarà un bel Sanremo. Annalisa, chissà, dopo tutti questi successi, appunto, se farà un flop oppure no. Raga, ma sapete che vi dico? Io vengo a vederlo con voi. Vai, organizziamo. Così e poi facciamo delle dirette sensate, non che io non so niente. In quella settimana facciamo un volta a testa, facciamo... il giro delle case. Dai, giro delle case, raga. Facciamo i gruppi di ascolto. Certo, andiamo ogni serata andiamo a cena da uno. Dai, top. Quindi dai, quante serate in diretta sono? Il 15... Sono 6 giorni? 5. 5? 5, non sono 6. Sono 5, no? Ah, scusate. Vabbè, allora è uguale. Sono 5, sì, sì. Vabbè, uno dovrà poi sopperire con un'altra cena. Si fa turno doppio. Vabbè, poi l'ultima sera è proprio quella... Sacra. Dalle 5. Maxi schermo in no, Piazza dei Cavalieri. La cosa bellissima è che... Il Festival di Sanremo inizia con la conferenza stampa. Esatto. No, ma quella, raga, io... Poco, insomma, vedete, mettervi davanti Mengoni, tutto Giorgia, quanto Teresa insieme Manino, subito. Lorena Cuccherini, no, Fiorello, sono loro i co-conduttori della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ma perché non lo assumono io? Ma perché non li assumono? Noi a voi due, ma andate, perché, raga. Ma perché non andiamo in trasferta a Sanremo? Appunto. Radio Ecco, perché non ci andiamo? Loro mi dicono dovevi chiamare per prendere gli accrediti le cose, vabbè è complicato, lo so, è molto complicato, vero vabbè, no, ma raga, io non dicevo mica con Radio Ego, dicevo con, cioè dovreste condurlo voi come minimo. Sì vabbè, quando faremo l'escalation entreremo in qualche radio appunto che si occupa delle interviste, Radio Ecco. Siamo piatto. No, perché no, è lei che è tremenda, che dice quando saremo io. No. Raga, stiamo scherzando, scherzando. Sia chiaro, ma qua. Sì, ma siamo amici. Stasera, siamo tutti amici. Stasera siamo troppo carichi. Va bene.
Dai, tisana? Nanna, tra un po'. È arrivato il momento tisana? Tisanina, ma oggi non ce l'abbiamo in diretta. Oggi non ce l'abbiamo. La prossima settimana, quando sarà? Il 29? Il 29. 29, è vero, perché ero rimasta settata. Beh, però comunque direi 29. Che possiamo continuare a parlare ancora di amore, amore... La canzone italiana, amore a Sanremo, cioè possiamo, sì, perché possiamo continuare, abbiamo tante piace, cose ancora da dire, no? Sì. Ci sta, ci sta. Allora, c'è una canzone che parla di amore in un senso molto più universale, ampio e non circoscritto a quella roba lì, ma ne parleremo il 29 di gennaio. Mi metti ansia, ma va bene. La tua? No, ma infatti volevo provare a dire qualcosa, però dico, ma lo di là lei, semmai. Ed ecco. C'è una... Che palle. Il testo dove lo vado a cercare. Ma guarda, chiudiamo con la condivisione di questo testo. Non me lo ricordavo. Il 14 gennaio 2021. Ma vogliamo condividere lo schermo, eh? Oddio, questa cosa... Eccola, la nostra Jessica. Sì, guardate, questo è il singolo di Jessica, che si chiama Vuoto Cosmico, che è uscito il 14 gennaio del 2021, quindi ieri ha compiuto 3 anni. Appunto, questa cosa mi dispiace, in 3 anni non ho ancora prodotto altro, in realtà sì, ma non è ancora uscito niente, forza. Questo forza, è l'anno buono, quindi questo anno uscirà tanta musica nuova. E speriamo che quest'anno non sia un Vuoto Cosmico per la tua discografia. Mamma mia, sento sia acido stasera, santo cielo. Era un buon auspicio, era un buon auspicio citando il titolo del primo singolo che è Vuoto Cosmico. Esatto, vabbè, diciamo che... Comunque anche te, il primo singolo è Vuoto Cosmico, cioè proprio, non lo so, ti porti sfiga da sola. No, vabbè, diciamo che... No, dai. Questa canzone è molto triste, molto, insomma, rappresentativa di un amore un po' lasciato andare, tra virgolette, se, insomma, poi vi induco a sentirla. E prossimamente usciranno brani totalmente diversi, cioè l'argomento cambierà. E una canzone non parla proprio di amore, ma parla totalmente di altro. Non abbiamo avuto un'anticipazione, quindi però non diciamo niente perché parla l'artista, no? Una canzone invece che uscirà comunque, l'ho scritta per due ragazzi che stanno insieme e quindi parla dell'innamoramento e quindi quella sì, ok, c'è l'amore. E un'altra che sto scrivendo, ho aspettato il momento giusto per scriverla perché all'inizio ero molto incazzata per questa cosa e quindi avrei sfanculato la persona con la quale ero incazzata e quindi non mi sentivo di esprimere opinioni in una canzone perché sarei risultata un po' volgare nei confronti suoi e quindi ho aspettato che il cerchio si chiudesse sono spaventata dalla nostra verità. Io sono spaventata questa sera. Questa situazione si chiudesse che ha comunque coinvolto anche altre persone e quindi ora devo un attimo concentrarmi su come descrivere la cosa perché comunque è stato un po' un circolo di arrabbiature, delusioni, nuove prospettive, un po' una roba così e comunque parla di amicizia in generale. Okay. Quindi il tema sarà quello. E quindi devo cercare di renderlo universale perché è una cosa mia personale che praticamente mi uccide tutti i giorni, quindi penso che, insomma, cercherò di inglobarla. Allora, se ti posso dare un consiglio, ascoltati, che ti può essere molto utile il testo di T'appartengo di Ambra, che secondo me ha degli spunti ottimi. Cioè, in realtà... Vero. Proprio a livello visivo, mi piacerebbe che comunque... le persone coinvolte in questa canzone ascoltandola si sentissero coinvolte, cioè comunque io racconto la cosa e te che sai che sei coinvolta nella vicenda dici oh, sta parlando proprio di me, sì sono io, dico, ok, quindi boh, non lo so, se fai tipo una cosa raccontata con dei nomi inventati tipo ciao Giorgia e dico la vicenda e poi ciao Giorgia lo eviterei come nome, vabbè, nomi generici che non riguardino i nomi specifici. Un bel nome fantastico, ho preso qualche fantasy così almeno ci togliamo il problema, no? Non so, un nome mitologico, ciao Euridice.
scusa. Vabbè. Orfeo. Orfeo, sì. Se metto nomi che io magari non conosco nessuno con quel nome. Sì, no, infatti va benissimo. È per buttarmi in cacciara con la ciao, cara. Non conosco nessun Paolo, tipo, che mi stia stretto e quindi, tipo, vai. Vai. Vabbè, noi attendiamo la musica della nostra Jacca. Direi che però ora è tempo di... andare a dormire anziché tempo di musica. Anna Valle o, per rimanere in tema, Claudio Baglioni a tempo di musica. Claudio Baglioni. Ah, si toglie. No, non ho capito, raga. No. Okay. No, non ho capito. Tempo di musica fa come Claudio Baglioni. Si leva da i... Oddio, ma perché? Ma noi non ci stiamo togliendo. Non, cioè... la conosci questa, la conosci? No, ma noi non ci stiamo togliendo da qualcosa. Cioè, noi stiamo salutando delicatamente chi ci ascolta con tanto amore, perché ci vuole tanta pazienza per sentire tre squintennati come noi. Quindi, cioè, cerchiamo di accattivarci un pochino, no? Se no, stiamo dando, cioè... questo. Ninna nanna ninna oh. Radio Equa, chi lo do? Lo daremo a tempo di musica. E buonanotte. Vabbè, dai, buonanotte. Quanto siamo dolci. Buonanotte se lo vedete di sera, perché da noi ora è sera. Se lo vedete in un altro momento della giornata, vabbè, ciao. Buongiorno, buon mattino, buon pomeriggio. Buon pranzo, buona merenda, buon aperitivo, buono spuntino, quello che vi pare. Ok, va bene. Arrivederci. Ciao a tutti, baci. Ninne ninne.